Benissimo, quindi buongiorno a tutti e benvenuti a questa conferenza stampa di presentazione della 75ª stagione lirica sperimentale di Spoleto e dell'Umbria. Iniziamo con dei saluti. Abbiamo qua con noi la dottoressa Antonella Pin, che chiedo di attivare l'audio. Buongiorno. Eccoci, benvenuta, grazie mille di essere qua. È la dirigente delle risorse, programmazione, cultura e turismo della Regione Umbria e passo la parola a lei, grazie. Sì, grazie. Sono molto felice di essere qui con voi a presentare la 75ª stagione lirica sperimentale del Teatro Belli. E sono qui anche per portare i saluti dell'amministrazione regionale e dell'assessore Agabiti in particolare, che oggi era impegnata da un'altra parte. Mi ha pregato quindi di inviare a tutti i presenti, di portare i saluti suoi e di tutto l'assessorato. In particolar modo saluto il presidente onorario, la presidente Battistina Vargiu, il direttore generale Claudio Lepore, il direttore artistico Michelangelo Zurletti e il condirettore Enrico Girardi. Immagino che siano stati giorni molto duri, molto intensi questi ultimi per arrivare a comporre un cartellone che vedo veramente nutrito, importante e con la forza di volontà di ritornare a essere non solo protagonisti di una estate spoletina e umbra di altissima qualità, ma anche di mandare quei segnali di ripresa che tutti quanti stiamo aspettando e per i quali ci stiamo impegnando veramente, veramente molto e molto intensamente. I tempi sono quelli che sono, abbiamo ancora delle restrizioni, abbiamo ancora delle restrizioni rispetto al numero di posti. Abbiamo ancora in qualche modo anche degli stati di incertezza. Questo riguarda un po' tutte le attività culturali e anche di valenza turistica che si terranno nel nostro territorio e in generale in Italia. Per cui ogni manifestazione che da oggi in poi si apre, si presenta, è veramente un elemento di resistenza e di crescita alla quale affidiamo veramente i migliori auspici come uffici, come assessorato, come amministrazioni che sono coralmente impegnate a sostenere questi sforzi. Mi fa piacere, non voglio rubare molto tempo a questi saluti, però mi fa piacere ricordare anche che non ci siamo fermati. Veramente come assessorato abbiamo provato a mettere in campo il massimo delle risorse, riprogrammando risorse che erano già previste sui fondi europei oppure incrementando fondi che normalmente non hanno questo tipo di dotazione, anche provando ad intercettare diversi filoni alle quali le istituzioni come il Teatro Lirico Sperimentale possono comunque partecipare. Il supporto della Regione è stato confermato anche per il triennio 2021-2023 e con questo, insomma, contiamo di essere sempre al fianco dell'istituzione. Però oltre a questo, oltre alle leggi regionali sullo spettacolo che permettono la concessione, i contributi, mi permetto di ricordare che in questo momento sono già attivi altri bandi al quale sono sicura il Teatro Lirico, così come le altre istituzioni culturali e specialmente dello spettacolo dal vivo possono partecipare. Non soltanto l'appuntamento che si ripete anche quest'anno, grazie ai finanziamenti ministeriali per gli spettacoli nel cratere, cosiddetto bando sisma, e che riescono quindi ad animare un territorio che ha ancora bisogno di una particolare attenzione. Ma sono stati, come dire, messi in campo anche dei bandi per stimolare ulteriori attività di spettacolo dal vivo, in questo caso su tutto il territorio regionale, per stimolare gli investimenti per le istituzioni culturali e le imprese culturali e dello spettacolo dal vivo, per dotarsi quindi o di strumentazioni o anche addirittura di beni materiali e immateriali come diritti, eccetera. Questi sono attualmente attivi. E
E sono recentissimi anche altre due possibilità per comporre, ecco, un mosaico di crescita, e riguardano invece dei fondi che vedono più il mondo del lavoro, che vengono infatti gestiti dall'ARPAL, che riguardano sia dei tirocini formativi per giovani che si formano anche nel campo dello spettacolo, o l'organizzazione di corsi di formazione per le tecniche dello spettacolo, quindi dalle quali quindi possibilità di accompagnare anche la crescita di un settore professionale che è stato sicuramente colpito dalla pandemia e che merita tutta la nostra attenzione, perché intanto incrocia dei bisogni che vanno verso le fasce più giovani della popolazione. E poi in realtà segnalare non solo la crescita di un pubblico locale, ma anche di professionisti che servono veramente ad accompagnare la ripresa che noi, come dire, vediamo tutti davanti e pensiamo che possa essere il momento giusto proprio per concentrare gli sforzi. E io ho visto il cartellone, un cartellone veramente interessante, e naturalmente verrà presentato da chi l'ha elaborato. E lasciatemi dire che, insomma, c'è comunque materia per essere veramente attrattivi e importanti, anche provando a, come dire, contaminare un po' i generi, i cartelloni. E anche utilizzando altri strumenti come quelli delle mostre che vedo che saranno attive, mostre di fotografia, mostre di documenti. Mi piace anche ricordare l'attività proprio di conservazione archivistica e documentaria del Teatro Lirico Sperimentale, che in realtà come dire, arricchisce e la dotazione e anche la qualità e la quantità di lavoro che il Belli dà a questa regione, per la quale siamo veramente tutti molto grati. Ancora grazie e buon lavoro a tutti. E congratulazioni anche per la targa il Presidente della Repubblica, perché ogni tanto, come le nozze, vanno, come dire, segnalati anche certi tipi di traguardi temporali raggiunti. Auguri a tutti. Bene, grazie mille per questo intervento e insomma per il sostegno che ci state dimostrando. Procederei adesso con la lettura del saluto della professoressa Battistina Vargiu, che è la presidente facente funzioni del Teatro Lirico, che purtroppo per motivi personali non può essere qua con noi oggi, ma ci teneva a lasciarci insomma due parole. Buongiorno a tutti, è un piacere avervi qui in questa speciale occasione per il Teatro Lirico Sperimentale. Celebrare 75 anni di attività è un importante traguardo per noi, ma soprattutto per tutti gli amici che come voi sostengono il nostro lavoro da diversi anni. E la targa del Presidente della Repubblica, ricevuta dal Capo dello Stato per questi nuovi primi 75 anni di attività, è stato un riconoscimento molto significativo. Siamo qui oggi per presentare la 75esima stagione lirica sperimentale 2021 di Spoleto e dell'Umbria e permettetemi di dire quanto sia orgogliosa che nonostante le difficoltà intendiamo portare avanti il programma con regolarità, salvo cause di forza maggiore, così come è stato per il concorso di canto. La stagione lirica, infatti, è il luogo in cui si concretizza tutto il lavoro della scuola di eccellenza nazionale operante nell'ambito dell'altissima formazione musicale, interamente pensata in funzione delle finalità del teatro lirico, la formazione e il debutto delle giovani voci selezionate dal concorso di canto. Una grande risorsa per la città di Spoleto e tutto il territorio. Ringrazio tutti voi di essere qui, in particolare il sottocommissario Tiziana Tombesi per essere intervenuta oggi, il direttore artistico Michelangelo Zurletti, il condirettore Enrico Girardi per il prezioso lavoro di questi mesi e la dottoressa Antonella Pinna per aver partecipato a nome della Regione. Ringrazio tutti gli artisti coinvolti e il personale tecnico-amministrativo del teatro. Buon ascolto, Battistina Vargiu. Eccoci qua, quindi ci teneva insomma a mandare anche lei il suo saluto. Per cui direi che a questo punto possiamo iniziare diciamo, entrare un attimo nel vivo di questa conferenza stampa di presentazione.
quindi lascerei la parola alla direzione artistica del teatro, il maestro Michelangelo Zurletti e il professor Enrico Girardi. A chiaro di attivare con chi inizia il microfono. Grazie. Ormai sono state dette varie volte, sono state elencate le ragioni di difficoltà che stiamo attraversando in questo periodo. Non mi voglio ripetere con Covid, con altre cose. Soltanto vorrei dire che nonostante tutte le difficoltà siamo riusciti a formulare un programma che rispecchia abbastanza fedelmente i programmi degli anni precedenti, cioè una musica, un'opera del Settecento, una dell'Ottocento o primissimo Novecento e una del Novecento pieno. Questo per dare una maggiore varietà di possibilità ai cantanti di trovarsi in uno stile musicale o nell'altro. In più abbiamo aggiunto altre cose, quest'anno c'è il centenario di Beethoven, quindi non potevamo trascurarlo, anche se c'entra pochissimo con la nostra attività di preparatori di voci. Comunque è un personaggio di tale importanza che non può essere trascurato. Quindi abbiamo anche un ricordo della produzione di Beethoven, affiancato un altro eccellente musicista ottocentesco che è Schumann. Di questo parlerà tra poco il maestro Girardi, perché io gli affido volentieri il compito di illustrare la stagione per una memoria più fresca, può ricordare più cose e non corriamo nessun rischio di saltare di omettere alcune cose importanti. E io voglio semplicemente garantire che tutte le cose che abbiamo programmato verranno realizzate con la massima attenzione. Devo dire che quest'anno sono particolarmente soddisfatto perché le voci che sono uscite dal concorso sono particolarmente interessanti. Questo non vuol dire che avremo dei grandissimi cantanti, perché dipende la qualità di un cantante dipende non soltanto dalla voce, ma dall'uso, dalla capacità di usarla, di perfezionarla, di avanzare negli studi, che non è semplicemente per tutti. Quindi, comunque, quelle che abbiamo sono una garanzia di un risultato, credo, straordinario. E questo mi riferisco agli anni passati da poco. Cioè un trittico di soprani che possa affrontare ciò cioè come quest'anno noi abbiamo avuto da un po' di tempo. Quindi benissimo, speriamo che tutto funzioni a meraviglia come mi auguro. Cedo la parola a Enrico Girardi per puntualizzare gli elementi della stagione. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie maestro Zurletti. È il mio primo anno al Teatro Lirico Sperimentale e penso di avere anche tutta la carica di entusiasmo che è abbastanza normale quando si intraprende un'avventura nuova. Che io ritengo particolarmente avvincente proprio in ragione del fatto che la programmazione del Teatro Lirico Sperimentale è una programmazione che esce, diciamo, da certi parametri, lo dico senza la minima polemica, ma in tanti casi un po' ripetitivi, che vediamo in tante altre realtà operistiche italiane, non solo italiane. Certo, con le forze di cui disponiamo, che non sono illimitate naturalmente, ma che però consentono comunque di aprire uno sguardo sulla molteplicità degli aspetti della storia del teatro d'opera.
Noi non, il teatro è sperimentale non soltanto nel nome, ma anche perché ha il piacere, il desiderio di affrontare delle sfide che escono, diciamo, da quel recinto, che poi è quello del melodramma italiano, diciamo dell'Ottocento, quello di Rossini, Verdi, Puccini e tanti altri, che certamente resta fondamentale, è un momento centrale nella storia del teatro d'opera, ma certamente non esclusivo, perché a sua volta quel teatro e quelle forme di espressioni vengono da espressioni che lo hanno preceduto e che sono di grandissimo interesse, di grandissima nobiltà, e danno poi il via ad altre forme, magari anche antitetiche per certi versi, ma di grandissimo fascino, anche perché più vicini, anche per un mero fatto cronologico, a quella che è poi la nostra sensibilità di uomini d'oggi, indipendentemente dal grado di passione che ciascuno di noi può avere nei confronti dell'una o dell'altra forma. Ciò detto, il titolo tradizionale è Madama Butterfly, che sarà diretto da Carlo Palleschi, che è un nome, insomma, ben noto a coloro che seguono la vita del teatro lirico sperimentale, e affiancato, per quanto riguarda la regia, da Stefano Monti, che è un altro artista di fama e che ha anche lui alle spalle un vissuto che noi tutti ricordiamo nel nostro teatro. L'idea di Madama Butterfly è quella di riproporre un titolo che è molto noto, ma che di riproporlo in una chiave che cerca di non avere nulla di quegli elementi, diciamo così, consolatori, un po' edulcorati, che hanno caratterizzato tanti allestimenti, tante messe in scena di questo titolo, che è uno dei, in assoluto, dei titoli più tragici della storia del melodramma. E quindi non si va nei confronti, non si cerca l'orientalismo, le cinesserie, per quanto siamo in Giappone, ma insomma, quel tipo, ripeto, di allestimento decorativo, illustrativo, ma si cercherà di andare al cuore di una tragedia terribile, al centro della quale sta una figura femminile, così come avviene in un altro titolo che sono particolarmente fiero di presentare, che è The Rape of Lucretia, ovvero Lo stupro di Lucrezia di Benjamin Britten, anche in questo caso. Al centro del quale è una figura femminile offesa. L'importanza di questo titolo è data dal fatto che presenta anche una vocalità e uno stile esecutivo che è molto diverso da quello appunto del melodramma italiano ottocentesco. Richiede una vocalità più pulita, tra virgolette, meno vibrato, insomma, richiede l'acquisizione anche di altre tecniche di emissioni vocali che certamente arricchiranno anche il bagaglio di quella parte del nostro bellissimo gruppo di cantanti che è stata coinvolta in questo progetto. Il tema, peraltro, purtroppo sappiamo tutti molto bene, è un tema di terribile attualità, non soltanto per la quantità orribile di femminicidi alla quale siamo costretti ad assistere aprendo il giornale tutte le mattine, leggendo ogni giorno notizie orribili, ma perché in realtà è proprio una drammaturgia incentrata sull'esercizio del potere. Tarquinio vuole Lucrezia a tutti i costi non perché sia setato, diciamo così, di sesso,
perché potrebbe avere tutte le donne che vuole, data la sua condizione, ma perché è moglie di un amico e quindi per esercitare il proprio potere nei confronti di questo amico. È un tema due volte terribile che Britten esprime con una profondità e con una originalità dal punto di vista dello stile che sono certo non lascerà indifferente colui che avrà l'occasione, l'opportunità di assistere a questo spettacolo. È anche molto bello che continui la tradizione di presentare dei titoli rari, se non inediti, del Settecento italiano e quindi del periodo barocco. Con un compositore, parliamo di Leonardo Vinci, che è figura di grandissima importanza all'interno di quella scuola napoletana che, non dimentichiamolo mai, la scuola i cui esponenti hanno esportato il modello dell'opera italiana in tutta Europa. Leonardo Vinci è una figura chiave di questo gruppo, di questa ampia nidiata di compositori. Basti dire che per un certo tempo è stato anche maestro di Giovanni Battista Pergolesi. Figura peraltro interessantissima, era un uomo che amava la bella vita, che fece una pessima fine, fu avvelenato, pare, per faccende di corna, ma al di là dei suoi aspetti biografici è un compositore che aveva iniziato la propria attività scrivendo delle piccole commedie per i teatri di Napoli e finì che lo portò poi man mano a dedicarsi all'opera buffa e anche all'opera seria con risultati molto significativi a Roma. Se voi andate a cercare il catalogo delle opere di Leonardo Vinci, L'ammalato immaginario, che è il titolo che verrà rappresentato a settembre, è probabile che non lo troviate, perché è uno dei tanti titoli che sono emersi grazie alla ricerca benemerita, vorrei dire, che l'Istituto di Musicologia del Dipartimento di Musicologia dell'Università degli Studi di Milano sta realizzando da anni ormai all'interno di questo repertorio. Diciamo, questi sono i tre titoli operistici, ai quali si affiancano però due altre proposte che non sono strettamente operistiche, ma sono comunque teatrali. La prima è una serata in cui è già stato accennato da Michelangelo Zurletti, nella quale avremo l'opportunità di ascoltare due cicli lieristici, uno di Beethoven, di cui appunto si celebra i 250 anni dalla nascita, si dice 1770 come anno di nascita, quindi saremmo a 251. In realtà recenti studi proprio a Bonn sembrerebbero orientati a dirci che forse questo anno di nascita è da spostare di uno, quindi al 1771. In ogni caso, questo è un dettaglio di relativa importanza. Quello che conta è che la raccolta Andi Ferne Gelitte all'amata lontana è una raccolta che mette in gioco un tema così centrale nella cultura ottocentesca, il tema della lontananza. Questa amata è amata in quanto lontana e perciò ci è venuto abbastanza naturale associarlo a un'altra raccolta lideristica celeberrima, la Frauenliebe und Leben di Schumann, cioè Vita e amore di donna, nella quale invece una voce femminile celebra l'amore, ma un amore di cui a poco poco, ascoltando la raccolta, ci accorgiamo che è più un desiderio d'amore, è più un sogno d'amore, rientriamo in quella appunto ottica onirica, visionaria, che è così cara alla poetica schumanniana. Le due raccolte, e quindi due aspetti diversi dello stesso tema della
dell'amore e della lontananza. La lontananza fisica nel caso di Beethoven, una lontananza, diciamo così, psicologica nel caso di Schumann. Tra le due raccolte, come diciamo, momento di transizione tra la fine della prima e l'inizio della seconda, avremo un altro brano schumanniano per violoncello e pianoforte che diciamo, lega nello stesso orizzonte poetico le due raccolte. E in questo spettacolo abbiamo anche immaginato un intervento coreografico che realizzi anche visivamente, diciamo così, fisicamente, la centralità di questo tema, con un danzatore e una danzatrice che si muoveranno secondo le indicazioni della coreografa Daniela Malusanti. Infine, intanto mi scuso con i direttori, i musicisti, i registi che non ho citato, ma insomma sono tutti indicati. Andrea Stanisci è un'altra figura ben conosciuta al pubblico del Teatro Lirico Sperimentale. Un esordio invece sarà quello di Giorgina P. nel caso della regia dello stupro di Lucrezia. Infine, una piccola godibilissima chicca nell'anteprima di stagione, quindi ad agosto, sarà quella rappresentata dal lavoro teatrale di Gino Negri, intitolato Giovanni Sebastiano. Gino Negri è una figura molto nota della cultura milanese per certi versi, perché anche legato a un certo mondo del cabaret, del mondo della pubblicità, del cinema, di un certo teatro di prosa, ma la cui importanza va molto al di là, diciamo, degli stretti confini regionali lombardi. Era amico e con gli autori della cosiddetta avanguardia, con quella generazione di compositori, quella per intendersi di Nono, di Berio, di Donatoni, Manzoni e tanti altri, condivideva molte delle loro istanze estetiche e poetiche, ma poi le realizzava con un linguaggio molto più leggero, molto più facile, tra virgolette, destinato quindi a un pubblico non necessariamente avvertito circa gli sviluppi e i linguaggi della musica contemporanea. Questa è un'operina deliziosa, nel quale il protagonista della quale è un musicista che entra in uno stato di follia che lo fa immaginare di essere diventato Johann Sebastian Bach. E questa è un'occasione per un tipo di scrittura, ripeto, molto leggera, nella quale una delle tecniche maggiormente usate è proprio quella tecnica bachiana della parodia, di riprendere un motivo, un tema, un qualche cosa altrui e di ripensarlo, riformularlo in una chiave e in un'ottica diversa. Verrà ricoverato in ospedale, insomma, è un lavoro delizioso e molto leggero, che mette in luce però diciamo un Novecento italiano diverso rispetto a quello che siamo più abituati ad ascoltare degli autori appunto dell'avanguardia e delle generazioni che sono venute in seguito agli autori dell'avanguardia. Di questa della messa in scena di questo spettacolo si occupa Giorgio Bongiovanni, che è un'altra figura ben nota al pubblico del Teatro Sperimentale. Ed è preceduta, diciamo, l'operina è preceduta da un prologo nel quale avremo l'opportunità di ascoltare un paio di canzoni di Gino Negri, che è autore anche di un ampio repertorio di canzoni. Una delle due che ascolteremo fu cantata al Festival di Sanremo del 1997,
62, e anche un breve documentario visivo nel quale, che è stato, diciamo, elaborato sulla base di un filmato presente nelle teche della RAI, che ci permetterà di scoprire più da vicino il carattere, l'originalità e la spiccata personalità di questo compositore. Certamente, prima si parlava di ricorrenze, i 250 anni della nascita di Beethoven, anche il teatro lirico sperimentale ha una sua ricorrenza da festeggiare, che non è da poco, perché 75 anni di attività sono tre quarti di secolo, dicono di una lunga storia, e quindi è giusto trovare un momento per celebrare questa ricorrenza con un concerto per il quale sono stati invitati diversi dei cantanti che hanno iniziato la loro avventura, la loro carriera, insomma, la loro avventura artistica proprio vincendo il concorso del Teatro Lirico Sperimentale e che oggi ritroviamo come protagonisti nei teatri di tutto il mondo. Naturalmente c'è chi potrà venire, c'è chi è impegnato altrove, non li avremo tutti, ma insomma avremo un buon manipolo di voci ormai note al mondo operistico internazionale che hanno accettato con gioia di celebrare insieme con noi questa così significativa ricorrenza. Mi sembra, non vorrei abusare della pazienza di tutti, mi sembra di avere detto le cose fondamentali. Naturalmente mi scuso se ho dimenticato qualcuno dei protagonisti e naturalmente sono a disposizione insieme con il maestro Zurletti per rispondere alla fine di questo nostro incontro a tutte le domande che riterrete di doverci rivolgere. Grazie per l'attenzione. E se adesso fosse connessa la dottoressa Tiziana Tombesi, che mi dicevano dalla regia che era adesso in linea. No. Sì, è connessa, ma col Eccoci, microfono. eccoci, eccoci. Scusate per il ritardo, ma sono sempre in ritardo ultimamente. Diciamo che ormai è fisiologico. Negli appuntamenti giornalieri. Allora, io intanto vi ringrazio di questo invito, è un vero piacere salutarvi, il presidente facente funzione del teatro lirico, il direttore artistico, il condirettore artistico. È inutile da parte mia rimarcare l'importanza, di questa manifestazione per una città come Spoleto. È la città della cultura per antonomasia, conosciuta per questo in Italia, nel mondo, un luogo scelto per dare vita a percorsi artistici di grande valore. Parliamo di una dimensione ovviamente di straordinarietà assoluta che qui, come in pochissimi altri posti, si realizza concretamente e si manifesta in tutto il suo spessore e splendore. Viene presentata oggi la 75ª stagione lirica sperimentale, quindi siamo arrivati a tre quarti di secolo. Una storia indissolubilmente legata, come altri eventi, alla città di Spoleto, mio malgrado, visto che devo per questo correre da tutte le parti, legate a un percorso caratterizzato dalla nostra meravigliosa istituzione, qual è il teatro lirico, che è parte integrante e imprescindibile di questa. Della visione anche artistica e culturale della città. Spoleto diventa sinonimo ormai di opportunità, un luogo di eccellenza dove continuare a creare e proporre cultura, mettersi alla prova condividendo con il pubblico la propria opera e la propria arte. Tutto questo è avvenuto in passato, come dimostrano i 75 anni della stagione lirica sperimentale o anche il 64esimo Festival dei Due Mondi che inauguriamo tra una settimana, ma avviene anche oggi nonostante le difficoltà
difficoltà, le restrizioni e i limiti imposti nostro malgrado dall'emergenza sanitaria. Quindi questo sintomo di questa voglia, di questa volontà che ormai è straripante di voler ricominciare a riappropriarsi di tutti gli spazi, ma anche di tutti gli eventi culturali che riguardano la città. Accade perché un'istituzione longeva e lungimirante come il Teatro Lirico Sperimentale continua a credere nella sua forza propulsiva dell'arte e perché Spoleto sa di non poter esaltare la sua indiscutibile bellezza senza la prospettiva di farla vivere costantemente a contatto con quanto di meglio c'è nella cultura italiana e con quanto la cultura italiana riesce ad esprimere. Questa è la vera luce di speranza dopo un periodo buio come quello che abbiamo attraversato in questo unico ultimo anno. Un segnale di una città che non si arrende e di un paese che non si arrende, lasciatemelo dire, e che anzi è pronta a proseguire questo straordinario percorso con impegno e con passione. Quindi per tutto questo vi ringrazio sinceramente per il lavoro che continuate a portare avanti con grande merito, competenza e consapevolezza anche delle questioni che riguardano la sicurezza e le difficoltà oggettive che appunto questa pandemia ci ha imposto. La città ha bisogno di voi, ne ha bisogno della sua cultura e tutti noi appunto ne abbiamo bisogno. Quindi grazie di nuovo a tutti quanti si impegnano per che questi obiettivi vengano raggiunti. Io mi scuso fin d'ora se dovrò lasciarvi, ma come immaginerete a mezzogiorno ho un altro appuntamento che non è, tra l'altro della Caritas, quindi diciamo che tra oltre alla cultura il sociale dobbiamo mettere anche il sociale perché sono indissolubilmente legati tutte queste componenti alla vita cittadina. Quindi vi ringrazio e mi scuso di nuovo. Grazie. Ecco, grazie mille per le preziose parole e insomma per essere riuscita a partecipare quest'oggi. A questo punto in chat abbiamo qualche domanda e passerei la parola a Sergio Macedoni che può attivare l'audio e lascio la parola a lui. Bene. Buongiorno a tutti, Sergio Macedoni del portale di Rai Cultura, il portale web di Rai Cultura. Una informazione più che una domanda, in attesa immagino di ricevere poi il cartellone con tutta la programmazione, date eccetera eccetera, proprio come informazione preliminare, così uno si organizza l'agenda. Date di inizio e di fine della stagione del Lirico Sperimentale e le location che toccherete, oltre immagino il Teatro Nuovo di Spoleto, quali altri teatri di quali altre città umbre e forse non solo umbre. E un'ultima osservazione, complimenti veramente alla scelta artistica, un po' di tutto il cartellone, in particolar modo mi colpisce Benjamin Britten, che è sempre stato piuttosto trascurato insomma da queste manifestazioni. Grazie. Chiedo scusa anch'io, se potessi avere questa risposta senza aspettare le altre domande, mi scuso preliminarmente con tutti perché fra un po' anch'io dovrò ritirarmi diciamo da questa conferenza stampa per un altro impegno pregresso sempre su piattaforma di riunioni di lavoro. Grazie mille. Rispondo velocissimamente. Il prologo, la stagione inizia con, dicevamo, un aperitivo, insomma, che è appunto Giovanni Sebastiano il 6 e 7 agosto al Teatro Caio Melisso. Dopodiché la stagione vera e propria si svolge in settembre, il Stupro di Lucrezia il 3, il 4, il 5 settembre, l'Ammalato immaginario il 10, 11, 12 settembre, la serata lideristica Beethoven-Schumann di cui si parlava avrà luogo a Villa Redenta il 15 di settembre, la Madama Butterfly verrà rappresentata a Spoleto dal 14 al 19 di settembre e verrà ripresa anche al Morlacchi, al nuovo naturalmente, verrà ripresa al Morlacchi di Perugia il giorno 20. Gli altri spettacoli, Giovanni Sebastiano, Stupro di Lucrezia e Malato Immaginario, saranno al Teatro Caio Melisso. Per quanto riguarda la programmazione in regione, non è possibile, data le dimensioni
dei teatri, portare il titolo principale, cioè Madama Butterfly, per ragioni di organico, non potremmo collocare orchestra, coro e cantanti in quei teatri, per cui verrà, diciamo, esportata in regione, e precisamente il 22 settembre a Foligno, il 23 a Città di Castello, il 24 a Todi e il 25 a Terni, un dittico formato dal malato immaginario di Vinci, di cui abbiamo parlato, insieme con la serva padrona di Pergolesi, che è l'allestimento dello scorso anno, ma che viene portato in città in cui questo allestimento non era stato ancora presentato. Per quanto riguarda invece il concerto celebrativo, avrà luogo il 9 di settembre al Teatro Nuovo. Grazie, mi fa molto piacere che sia stata apprezzata la presenza di un titolo di Britten. La scelta è naturalmente una scelta estetica, e sottolineavo l'importanza di, anche per i nostri cantanti, di acquisire diversi modelli di vocalità. Questo è il canto, non è soltanto, ripeto, il melodramma italiano dell'Ottocento. Il canto si esprime in tanti modi, è uno tra i più significativi nell'arco del Novecento, proprio quello di Britten. È anche vero che è un titolo che è nato in ragione anche della rinuncia all'idea che trovo fondamentale di presentare un titolo nuovo ogni anno. Il titolo nuovo, i titoli nuovi che sono in cantiere hanno tutti un organico che era complicato da gestire in un regime appunto di distanziamento, anche se non sappiamo ancora come staranno le cose a settembre, ma noi abbiamo provato a immaginare lo scenario peggiore possibile e quindi con molto rigore. Lo Stupro di Lucrezia è un'opera che impegna 8 cantanti e un gruppo strumentale non particolarmente ampio, quindi siamo nella dimensione, non dico dell'opera da camera, ma certamente non dell'opera tradizionale. E quindi abbiamo messo insieme, diciamo, una scelta estetica con anche le considerazioni che sono necessarie in ragione delle regole del distanziamento ancora in vigore. Grazie, maestro. Poi tramite l'ufficio stampa la contatterò a settembre per una chiacchierata per il portale di Rai Cultura. Grazie. Grazie. Volentieri. Grazie mille. Bene, allora adesso andiamo avanti con le domande. Mi sembra prima passo la parola a Carlo Vantaggioli, che deve attivare l'audio, le poniamo direttamente a voce le domande. Ecco. Sì, salve, eccomi. La domanda l'avevo scritta nella chat, ma la ripeto. Volevo sapere chi dirigerà il Giovanni Sebastiano e com'è composto anche in questo caso l'ensemble, quindi credo sia rivolta al professor Girardi in questo caso la domanda. Dunque, Giovanni Sebastiano, la partitura di Giovanni Sebastiano, così come di tante pagine musicali di Gino Negri, non è una partitura che si presenti a noi in un formato tradizionale in cui sono scritte le parti di tutte le voci, di tutti gli strumenti, incolonnate in modo giusto. È più un canovaccio, perché una delle caratteristiche del modus operandi di Gino Negri era proprio quella di improvvisare anche sulla base appunto di un canovaccio, di una serie di idee musicali scritte sulla carta. Abbiamo pensato che il modo migliore di realizzare questo spettacolo è quello di che prevede che peraltro un cast anche piuttosto ampio, ci sono diversi personaggi, a parte il protagonista,
magari hanno, non hanno una parte molto ampia, ma sono presenti, e di realizzarle al pianoforte. Lo spettacolo prevede anche una, e questo mi permette di dire un aspetto, diciamo così, curioso. Lo spettacolo prevede anche che quando Giovanni Sebastiano viene ricoverato in ospedale, a un certo punto sente una musica di consumo. Erano delle canzoni fatte da un'orchestrina beat, così prevede il Canavaccio di Negri. Canzoni degli anni 60 che devono avere un effetto abbastanza trasgressivo, comunque un effetto tale da indurre Giovanni Sebastiano a dire: ma cos'è questa musica orrenda? Che fastidio, proprio per creando il contrasto con invece la serie di citazioni molto ampia del discorso bacchiano. Oggi la musica diciamo leggera degli anni 60 non ha più, è ormai classica, non ha più nulla di trasgressivo, e quindi abbiamo pensato che in quei segmenti in cui lui ascolta una musica, diciamo che deve essere una musica attuale, è una musica diciamo pure trasgressiva, insomma fuori dagli schemi usuali, abbiamo pensato di utilizzare della musica di Fausto Romitelli, che è un compositore italiano che rappresenta, se vogliamo, l'altra faccia della medaglia di Sciarrino. Cioè, Sciarrino è l'autore dei soffi, dei suoni lievi, è l'autore dei pianissimi e della musica al confine tra il suono e il silenzio. Battistelli, al contrario, è l'autore, Romitelli, al contrario, è l'autore di una musica che invece tende alla saturazione, che tende alla distorsione, nella quale compaiono anche come materiali oggetti sonori che vengono dalla chitarra di Jimi Hendrix, piuttosto che da certi impasti sonori dei Pink Floyd. Un compositore raffinatissimo che ha utilizzato anche questi materiali, diciamo così, sporchi per scrivere la sua musica. Compositore, ahinoi, scomparso prematuramente a 41 anni, una decina, dozzina di anni fa. Questa sì che è una musica che rende credibile il momento in cui questo strano personaggio, che crede di essere Johann Sebastian Bach, ritiene di dire: cos'è questo obbrobrio, questa musicaccia, via, lungi da me tutto questo. Ma fa parte, diciamo, di questo schema molto giocoso e che è proprio di questa operina di Gino Negri e della sua musica in generale. Eccoci, ci sono altre domande. Passerei subito la parola ad Antonella Manni, che può attivare l'audio. Grazie. Sì, buongiorno. Ecco, la mia è una domanda un pochino più, diciamo così, di inquadramento generale della costruzione di questo cartellone. Per quanto riguarda il budget, ho sentito la dottoressa Pinna che diceva la regione ha confermato il suo contributo. Insomma, il budget di quest'anno qual è del lirico sperimentale, quanto le misure anti-Covid per il lirico pesano su questo budget, e se ciò ha condizionato anche le scelte artistiche. Non so chi può rispondere. Ma no, io non voglio fare quello che risponde a tutte le domande, ma per cui se c'è qualcuno che... Io posso dire una cosa, il teatro lirico sperimentale, le attività del teatro lirico sperimentale si regono sulla base del finanziamento del Ministero della Cultura, si basano sul finanziamento regionale, si basano sul finanziamento del comune di Spoleto,
Naturalmente in misure diverse, ma non mi sembra questo l'occasione, caso di entrare nel merito, vedere chi dà cosa. La Fondazione, la Cassa di Risparmio, fa la sua parte e naturalmente tra queste voci sono comprese anche le entrate di botteghino. Entrate di botteghino che l'anno scorso sono state decisamente inferiori a quella, diciamo, della media degli anni precedenti, per le ovvie ragioni che soltanto una piccola parte di pubblico aveva l'opportunità di assistere a questi spettacoli. Adesso, con le normative attuali, naturalmente si deve prevedere che neanche quest'anno le entrate di botteghino raggiungeranno i risultati degli anni passati, salvo un miglioramento e quindi un cambiamento delle normative attuali, che però è ancora tutto da verificarsi, che ci permettesse di aprire gli spazi con un margine di capienza superiore a quello che possiamo avere attualmente, che è sostanzialmente, mediamente, di un quarto della capienza. Quindi questa è la voce che ci fa soffrire maggiormente, è evidente, ma insomma incrociamo le dita. Quando anche si passasse da un quarto di capienza a metà, sarebbe già un passo in avanti, e come tutte le piccole cose, sono tutte boccate d'ossigeno fondamentali per la vita del teatro lirico sperimentale, che è sostenuto sì dagli enti pubblici, e noi siamo tutti grati per questo, in misura, insomma, che ci permette di lavorare con molti sacrifici e cercando sempre di risparmiare anche sulla carta delle fotocopie, ecco, se così si può dire. E penso che chi voglia avere un quadro più dettagliato trova comunque, anche sulla base delle normative attuali, i bilanci sono pubblicati sul sito e tutti i documenti relativi all'attività, e poi comunque c'è un presidente che non è in questo momento presente, che è un direttore generale, che sono certamente in grado di declinare questo discorso che ho fatto a livello generale anche in maniera più dettagliata. Bene, grazie. Abbiamo anche un'altra domanda. Giancarlo Bastianelli, ecco, può attivare l'audio. Grazie, buongiorno a tutti. Io volevo fare, se possibile, una domanda a Enrico Girardi, visto che prima in una delle sue risposte ha citato nomi come Jimi Hendrix e Pink Floyd. Mi sembra che spesso accade che la musica contemporanea attinga anche da questi autori. Ecco, lei cosa ne pensa? E, insomma, fino agli anni 70-80 la musica contemporanea italiana è stata ancorata, diciamo, a un certo modello linguistico, quando per seguirlo, alimentarlo, quando per negarlo e magari andare in direzione opposta, ma comunque facendo i conti con un modello che era quello di quella generazione di cui si parlava, che era molto, molto netto. Dagli anni 80-90 si assiste invece a un fenomeno proprio di apertura a ventaglio di una molteplicità di linguaggi, di stili da parte degli autori impegnati nella composizione, che è eccezionale. Naturalmente ci sono dei pro e dei contro in tutto questo, perché sembra che viviamo in un mondo in cui qualunque cosa va bene, e come sappiamo bene tutti, quando tutto va bene in realtà ci viene anche il dubbio che forse non vada bene niente. Ma adesso questo è un discorso che sarebbe lungo affrontare. Tra questi autori ci sono autori, e Romitelli è stato uno di loro. Prima ho detto un lapsus Battistelli, ma anche Battistelli è uno di loro, che hanno una spiccata attitudine nel utilizzare materiali che fanno parte del paesaggio sonoro del nostro tempo,
che è fatto del rock duro, che è fatto del punk, che è fatta della musica dei jingle, che è fatta della musica delle colonne sonore, che ne so, piuttosto che della canzonetta anche leggera, e naturalmente per riformularle secondo una tecnica che risponde poi alla sua propria personalità, perché sennò sarebbe semplicemente un collage di oggetti. Ecco, e questa è una caratteristica del nostro tempo, ed è la stessa caratteristica per la quale mutatis mutandis nel nostro tempo è così frequente, non so, nella vita sinfonica, la musica di Mahler, perché la musica di Mahler era stata forse la prima, Mahler fu forse il primo compositore che inserì magari all'interno della stessa sinfonia oggetti così diversi, la musica solenne, il corale religioso, piuttosto che il canto d'osteria, piuttosto che la filastrocca dei bambini, piuttosto che la marcia militare e via dicendo. Cioè tutti oggetti che fanno parte del nostro paesaggio, in quel caso del suo paesaggio sonoro, più che l'oggetto citato in se stesso, conta il modo di montare tutta questa molteplicità di elementi in un insieme che mantenga comunque una sua unità e una sua originalità. Nel caso dei compositori che ho citato, come appunto Fausto Romitelli, ricordavo anche Battistelli per dirne un altro, insomma, questa tecnica, diciamo, è particolarmente interessante, particolarmente evoluta. Ma a volte questo induce un po' a pensare che sia come un modo di dire, ecco, questa è la musica di Jimi Hendrix piuttosto che dei Pink Floyd, questa è la vera musica di oggi. No, non dicono questa cosa. Però sanno che nel nostro paesaggio sonoro ci sono anche queste cose. Ci sono i Beatles, ci sono le canzoni di Sanremo, ci sono i Maneskin, per stare alla stretta attualità, e queste cose, che noi le vogliamo o no, sono entrate nel nostro orizzonte sonoro, sia che ci piacciono sia che no. Ecco Girardi, però il fatto che si scelga anche musica di quel periodo forse è la testimonianza della qualità di quella musica, cosa ne pensa? Cioè, una qualità assoluta, insomma, che vada al di là del genere proprio. Cioè si sceglie la qualità della musica, no? Sì, no, chi è che non ama i Pink Floyd o Jimi Hendrix? Se fossi un compositore mi divertirei per magari prendere la musica di Prince, ecco, per dire uno che mi ha sempre appassionato particolarmente, ma voglio dire, certamente, probabilmente la scelta, per esempio, di prendere e di trasformare un certo accordo di sol maggiore, che è così importante nel celebre disco dei Pink Floyd, quello di The Wall, nasce certamente dal fatto di aver avuto una fascinazione, ecco, in quel compositore. Però, ripeto, non è che si tratti di affermare chissà che cosa, serviva un esempio di musica, diciamo, tra virgolette, disturbante, e abbiamo trovato che in questi frammenti di musica di Romitelli ci fosse quello che serviva al caso nostro, cioè, o meglio al caso del Giovanni Sebastiano di Gino Negri. Grazie. Grazie a lei. Voleva intervenire di nuovo Carlo Vantaggioli? Sì, grazie. Allora, qualche tempo fa con il professor Girardi abbiamo fatto una chiacchierata, lui mi aveva detto che avrebbe avuto piacere di scoprire, di trovare attraverso il lirico sperimentale una nuova voce che fosse multiforme, multiesperienziale, insomma una voce molto, molto plastica. Volevo sapere se nei nuovi laureati abbiamo trovato qualcuno o qualcuna, insomma, che abbia un po' queste caratteristiche. Ma
la stagione è disegnata in modo tale, come si diceva, da dare il via a, a cose molto diverse. Questo richiede un'applicazione da parte di tutti. Tutti i cantanti hanno un territorio nel quale si trovano maggiormente a loro agio. Questo non significa che non si possa anche a volte uscire da quel territorio e acquisire più esperienza e quindi anche più consapevolezza. Una cantante, recentemente ho avuto modo di incontrare una cantante che lavora, ha lavorato per tantissimi anni soprattutto nel repertorio mozartiano, che è Carmela Remigio, e mi diceva che sta studiando, naturalmente con molta fatica, la parte del maresciallo nel Rosenkavalier di Richard Strauss. Della marescialla, scusate, certamente non quella del maresciallo, che oltretutto nel Rosenkavalier è un personaggio assente. È un esempio per dire che questa duttilità è importante, anche perché insomma il mondo operistico si evolve, si modifica e richiederà sempre di più voci duttili, capaci di entrare, diciamo, in uno stile e di uscirne per entrare in un altro, chiaramente entro i limiti dati poi dalla disponibilità e dalle capacità di ciascuno. Quello che posso dire adesso è il teatro lirico nella fase in cui i cantanti stanno tutti lavorando, seguiti da ottimi maestri, con anche l'appoggio di due eccezionali maestri collaboratori. È un percorso che si sta facendo, che sono certo che ci porterà i risultati sperati, magari in certi casi in modo più immediato, magari in qualche altro caso in modo meno immediato, ma io sono molto ottimista, anche perché, come già aveva detto prima di me il maestro Zurletti, abbiamo dell'ottimo materiale. Bene, grazie. Se non ci sono altre domande, come mi sembra, passerei la parola al maestro Zurletti, che ci voleva raccontare ancora qualcosa e poi così possiamo concludere. Grazie. Mi pare che tutte le cose che erano necessarie a sapere sono state dette. Ringrazio il professor Giraldi per essere stato così preciso in modo da definire un programma in maniera molto interessante e preciso. Non ho nient'altro da aggiungere se non ringraziare tutti e darvi ovviamente un appuntamento per la stagione e per tutte le altre manifestazioni non comprese nel nostro programma. Qui nel programma che ricevete trovate le cose assolutamente indifferibili, ma non trovate la serie dei concerti che arriveranno sicuramente a Iosa con richieste di varie città umbre per alleggerire un po' la loro estate, e noi lo faremo, saranno naturalmente concerti operistici perché noi siamo qui per questo, ma non solo, perché ricollegandomi al ricordo di Beethoven di cui abbiamo parlato prima, ci sarà sicuramente anche una serata beethoveniana di musica da camera, questo tanto per ampliare il nostro programma, e non era indispensabile secondo me metterlo cartelloni, perché sono cose che possono anche subire delle trasformazioni all'ultimo minuto ed è inutile dare come definitive già da adesso. Si vedrà presto. Vi ringrazio ancora, buonasera. Chiedo scusa, quando ricordavo gli enti che sostengono finanziariamente il Teatro Lirico Sperimentale, vi dicevo, mi
Ministero della Cultura, quindi Stato, Regione, Comune, Fondazione Cassa di Risparmio, ma ho dimenticato la Fondazione Antonini di Spoleto, quindi mi scuso, ecco, era per completare quel quadro. Bene, allora grazie a tutti per essere stati oggi qua con noi e per aver condiviso insomma insieme questo momento. Ringrazio nuovamente la dottoressa Antonella Pin e la dottoressa Tiziana Tombesi per essere intervenute e la direzione artistica e il maestro Michelangelo Zurletti e il professore Enrico Girardi. Colgo l'occasione per ringraziare un po' anche tutto lo staff del teatro che abbiamo citato, i maestri collaboratori, i ragazzi e insomma anche tutto il personale tecnico e amministrativo. Vi invieremo a breve la cartella stampa con tutte le indicazioni e niente, vi aspettiamo a Spoleto perché insomma vi aspettiamo in teatro, ecco. Grazie mille a tutti.